Dopo un solo anno di digiuno, l'Accademia Inter torna a riassaporare il gusto di vincere un titolo regionale. Lo fa battendo 1-0 la sorpresa stezzanese con i suoi classe 1999, riportando la Coppa Giovanissimi in via Cilea dopo l'interregno di Aldini e Alcione. Per Vitola Salandra, squalificato e costretto a vedere la partita dagli spalti, la gioia infinita del primo titolo nella sua carriera di allenatore e il coronamento di una stagione incredibile con numeri impressionanti. Regular season chiusa a più 17 punti sull'Aldini di Monterosso, su 30 gare giocate 27 vittorie, un pareggio e due sconfitte, e una difesa praticamente imperforabile con i suoi 13 gol subiti durante tutta la stagione. Vittima per niente sacrificale della formazione milanese, una stezzanese vera e propria rivelazione. E le lacrime dei ragazzi del giovanissimo tecnico 23enne Luca Mascaro a fine gara non rendono il giusto omaggio a una squadra che ha davvero stupito tutta la regione durante l'arco di questa stagione. Alla fine, all'Accademia Inter basta il gol su punizione al 12° del primo tempo del suo numero 10 Vincent De Maria. E ora il presidente Marco Messerotti avrà un problema in più. Le coppe, infatti, cominciano a essere davvero tante e la bacheca farà di certo fatica ad ospitarle tutte. La Salandra, rispetto alla semifinale di ritorno contro l'Olginatese, rilancia Berti trequartista al posto di De Santis e Pribetti esterno alto a sinistra al posto di Conti, mentre Mascaro è costretto a sopperire alla pesante assenza di Finco in cabina di regia con il classe 2000 Belotti, confermatissimo là davanti come falso 9 Cortesi, il giustiziere in semifinale del favoritissimo Alcione di Tonani, con Valli, Granillo e Vezzali alle sue spalle. Arbitro della sfida, Andrea Beretta della sezione di Monza, assistenti Luca Garatti di Crema e Paola Francavilla di Gallarate. Il match parte un po' in sordina, ritmi bassi, squadre contratte e anche qualche errore di troppo, e come spesso succede, gare del genere vengono decise dai calci piazzati. Siamo al 12° quando De Maria si guadagna una succulenta punizione dai 25 metri. È proprio il 10 dell'Accademia che si incarica della battuta. Sinistro a girare e palla nell'angolo alla sinistra di un Maggioni sorpreso e decisamente fuori tempo. Esultanza scatenata e senza freni per l'attaccante della squadra di La Salandra, che festeggia l'1-0, che sarà poi anche il risultato finale, e ringrazia la collaborazione della difesa, barriera compresa, della formazione bergamasca, come possiamo apprezzare anche nelle immagini al rallentatore. La stezzanese non ci sta e prova a dimostrare che non è in finale per caso. Lancio dalle retrovie di Pinna, con Cortesi che mette fuori il destro di prima intenzione. Poco dopo, azione in stile Barcellona per la stezzanese. Cortesi apre per Granillo, che a sua volta serve Vezzali. Palla dentro per Cortesi, che appoggia di prima ancora Granillo, che però non riesce a dare potenza al suo mancino. La stezzanese non si ferma. Pinna per la spezzata di Valli. Vezzali prende il tempo a cacollare, evita l'uscita affrettata di Correngia e crossa per Valli. Palla sul destro del numero 7 e palla che però finisce ampiamente sopra la traversa. Poco prima dell'intervallo, finalmente, si rivede l'Accademia. Numero di De Maria a sinistra, cross con il mancino di Cittadini, sponda aerea di Livecchi e palla sul destro al volo di Zappa, ma Maggioni stavolta è sicuro e blocca agevolmente, prima che Beretta mandi tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, chiuso sull'1-0 in favore dell'Accademia Inter. La ripresa comincia senza cambi e il copione del match sembra lo stesso del primo tempo. L'Accademia prova ad amministrare, la stezzanese attacca alla ricerca del pari, ma non riesce a creare grosse occasioni. Qui il destro da fuori area di Baldi non può impensierire più di tanto Correngia, che se la cava parando in due tempi. I bergamaschi allora ci provano con qualche schema su piazzato, velo di Granillo, palla raccolta da Rossi e conclusione bloccata da Correngia. L'Accademia comunque non sta a guardare, e quando arriva nei pressi dell'area sono dolori. Prima il duetto tra De Maria e Zappa, con quest'ultimo che si fa respingere la conclusione da Maggioni. Poi ancora De Maria che apparecchia per il destro di Granato, che però finisce alto sopra la traversa. Nel finale, Granillo calcia altissimo un calcio di punizione da posizione assai favorevole. Poi Baldi, il terzino sinistro della stezzanese, si fa cacciare dal campo per aver applaudito il direttore di gara Beretta dopo la sacrosanta ammonizione comminata dal fischietto della sezione di Monza per un fallo da dietro ai danni di Zappa, condannando i suoi compagni a giocare gli ultimi 4 minuti di recupero in inferiorità numerica e con un gol da recuperare. Infine, tocca a Conti sfiorare il tris dopo un doppio dribbling ai danni di Cortinovis e Pinna, ma il suo sinistro viene alzato sopra la traversa da Maggioni, che fa una grande parata e riscatta l'errore del primo tempo. L'ultimo flash è ancora dell'Accademia Inter,
che legittima il vantaggio andando vicino al raddoppio ancora con Conti, che si fa deviare la conclusione in calcio d'angolo da Pigna. Per la Stezzanese non c'è più tempo. Beretta sfoggia il triplice fischio e l'Accademia Inter è campione della Lombardia. Anche se quando a Capitan Lora viene consegnata la coppa del primo posto da alzare al cielo, si sta già pensando al prossimo obiettivo, dallo spiccato gusto tricolore.